Ciao ragazzi, benvenuti in un appuntamento di MVP Official Team. Quest'oggi stiamo su un nuovo gioco e credo che lo conosciate. Diciamo che mi è stato detto di giocare a questi giochi da solo e vediamo un po' come va. Questo gioco di oggi si chiama per esattezza Sintai, che sarebbe la marca The House. Praticamente questo qua che state vedendo. Incominciamo insieme questa avventura. Speriamo bene. Allora, vediamo un po'. Ah, sì, bella famiglia. Oh cazzo. Finché ride, ci sta. Cambia dentro l'acqua un attimo. Tua cazzo corri vabbè. Il mio culo praticamente in questo momento. Io ho capito. Poverino, era senza testa. Oddio! Ma raga, che ho da solo che cuffie così è tutta un'altra cosa. Che cazzo dorme stanotte? Mortacci vostra. Che bordi, mamma? Ah, io me ti voglio bene. Veleno? Vabbè, un veleno. Cesso. Siamo educati per cortesia. I love you, figlio mio. Ti prometto, te per far bagno praticamente. Non apre il fire! Bastarda infame! Tatta! Tatta! Ancora! Poi lo sto barattolo in faccia! Bianco! Mortacci tua, un pugno in faccia. Oddio, oddio, no, ma siamo impazziti. No, raga, c'ho i brividi. Pampola, pampola, pampola. Il 5. Il 5.
Ho capito. Normale. Ciao, Pampola! Ciao, Pampola! Questo casino! Tu zia qua pelata! De merda! Ah, non te fai più vedere? Ma io non la voglio cliccare sta bambola, raga. Io di te non mi fido, bambola. Sempre 5. Sempre 5. Sempre 5. Martin Scott School, studentessa. Sei brutta già così, insomma, ecco. Raga, io sta bambola, na. Morta di merda! Stronza! Ah, una radio! E non si apre già più. Un bel signore. Una radio. Io di te non mi fido. C'è nient'altro? No. Radio e... Allora. Finito? Io invece avevo l'occhio, c'ho mica problemi, eh. Pure te voglio bene. Ah, rimuovete, no? Mo te sparo un culo, te sparo. Via sta cosa. Via sta pistola. Te sparo. Via sta cazzo di pistola. Mamma mia. Sta musica però no. Un culo a mamma. Luce! Giusto. Per sempre. Vai. Culo. Sembrerebbe che l'abbiamo finito.
un mi piace, mettiamocelo. Mi piace. Vabbè. Ragazzi, abbiamo finito. Io sono andato a cambiare le mie mutande. E al prossimo appuntamento. Ma che cazzo? Sempre sul doppio fidanzante, sempre in mezzo.